Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio all'interno della baracchetta. Eccoci qua dall'amico Giacomo della gioielleria Pasquali Domenici, che è partner ufficiale del canale. Siamo qui per la consueta puntata dedicata alle domande e risposte relative agli orologi che sono presenti in negozio, quello che possiamo fare. Chiaramente ci sono anche delle piccole situazioni alternative che poi vedremo, perché ci hanno fatto qualche domanda e il buon Giacomo ha deciso di buttare tutto sul tavolo, di mostrare quello che può fare. Come sempre ad accompagnarci c'è l'amico Piero, che ciao, è ciao. Un grande topo di biblioteca, perché lui studia sui tomi, legge anche la letteratura straniera, in modo da poter pronunciare poi le frasi. Io sono il sanscrito, il latino, l'aramaico. È un grande lettore, quindi ci accompagnerà leggendo le domande e speriamo che non sia come al solito. La facciamo, possiamo iniziare? Ti piace la mia sciarpa? Forza Palermo. Sempre, sempre. Ma posso dire la chicca? Che forse sono riuscito a convincere l'amico Davide a venire giù in Sicilia, a Palermo. Cioè, era già venuto, E quindi, amici palermitani e follower di Davide, preparatevi a questo grande evento, Vi aspettiamo. Va bene. Posso iniziare? La mia pigrizia, vai. Sì. Allora, Andrea. Buongiorno a tutti, dalla vostra esperienza di utilizzatori venditori, i calibri Seiko 6R sono davvero così inaffidabili come si sente su molti forum? Un saluto a tutto il mitico trio. Allora, io non ho mai posseduto un orologio, sinceramente, con il calibro 6R. Li ho recensiti, ma quando uno li recensisce non è che è il lungo termine, il possesso che ti può dire se una cosa è affidabile, poi perché no. Te magari intendevi dire accurato, preciso nel tempo, non lo so, sono le statistiche che parlano. Per esempio, statisticamente parlando, ogni proprietario di un orologio Hamilton con il calibro H10 decanta la precisione dell'orologio, quindi statisticamente parlando può capitare 1, 2, 3 che non sono precisi. Per quanto riguarda il 6R, ti riferisci a quello che dicono nei forum e devi fare statistica su quello. A te ne sono mai tornati indietro? Non tornano indietro perché in primis sono meccaniche molto resistenti e non sono molto precise, questo ovviamente ve lo dico. La Seiko dà dei parametri molto larghi sulla precisione degli orologi, sicché poi dopo non si creano i presupposti per poterli far entrare e mandare in assistenza, perché quando voi ci date i parametri che reputate abbastanza laschi per ovviamente dover intervenire sull'orologio, la Seiko non ritiene, secondo il loro parametro, che siano tempi da poterci intervenire. Detto questo, a volte dobbiamo capire, quando si compra un orologio, che cosa ti sta vendendo la casa produttrice e quali sono le peculiarità dell'orologio che state comprando. La Seiko sui prodotti, diciamo, fino a 1000 euro vi garantisce un orologio molto resistente negli anni, resistente ovviamente a quelle che sono le intemperie esterne, agli urti, acqua, impermeabilità e tutto. Non ve lo vende come un orologio di ultra precisione, sicché se state cercando un prodotto ovviamente molto preciso a livello di tenuta del tempo, forse Seiko non è l'orologio che fa per voi. Se volete un orologio a portare tutti i giorni, che vi duri nel tempo, con cui lavorare, con cui affrontare ovviamente la vita quotidiana, Seiko secondo me è il prodotto giusto. Rambaldo. Ciao Davide, Giacomo e l'amico Piero. Per voi un marchio come Doxa è sottovalutato? Per me sono bellissimi. Piero, sei grande, non cambiare mai. E l'ha scritto. A me non pare che Doxa sia sottovalutato. Nell'ambiente degli appassionati è tenuto molto in considerazione come marchio professionale, tra virgolette, dedicato ai diver, mettiamola così. Poi che magari il grande pubblico per la strada non sappia cos'è Doxa, ci sta, ma noi stiamo parlando di appassionati, quindi per me non è sottovalutato, lo tengono in considerazione.
Tra l'altro è un orologio che funziona anche molto bene, in primis perché si avvale del sellita, che comunque sia una meccanica iper affidabile, sicché anzi a livello anche di involucro ben realizzato, molto resistente, ottimo orologio. Gigi, ciao ragazzi, due domande. Sapete se uscirà una nuova edizione dell'Hydro Conquest non GMT nei prossimi mesi? Potrei vedere al polso di Davide il Khaki Field Expedition con l'annesso un suo parere? Grazie mille, siete grandi. GMT, vorrei sapere GMT? Non GMT. Allora, Hydro Conquest, no. Allora, dalle notizie di corridoio, perché effettivamente andremo tra l'altro col buon Davide a vedere le nuove collezioni la prossima settimana, non è previsto delle novità a livello di collezioni per quest'anno, sicché si presumeva che potesse uscire l'Hydro Conquest in versione rivisitata, ma penso che per il 2024 non accadrà, può darsi che sia slittato tutto al 2025. Eccoli qua, l'Expedition, non l'Expedition, come ha detto Piero. No, ma perché l'ha detto in aramaico. Ah, sì. Al polso sta benissimo, questo qua è la versione da 41, ecco, io, cioè da 41 e da 37, io prediligo la versione da 41, pur essendo un amante, diciamo, degli orologi tendenzialmente più compatti, in questo caso la sportività di questo orologio richiede una bella presenza al polso, questo qua è 41, quadrante nero braccialato, è quello che mi piacerebbe di più, il mio preferito è questo. Poi come vedete su un polso da 41 sta su un polso da 19 sta anche bene. Poi c'è questo qua invece che è da 37, eccolo sì. Qua ora ho preso un bianco pelle per creare una variante dalla versione che stai portando al polso. Le mie opinioni su questo orologio sono, il calibro è sempre il solito H10 che equipaggia tutti gli Hamilton che conosciamo, quindi ve l'ho detto prima, è uno di quelli che esce dalla fabbrica più precisi, proprio perché vengono equilibrati al laser i bilancieri, quindi è abbastanza preciso. A questo punto poi uno, anche da 37 non sta male, diciamo la verità, forse perché bianco ingrandisce un pochino sì, il quadrante. Finiture, le finiture sono ottime per la fascia di prezzo a cui viene venduto, poco sopra i 1000 euro chiaramente, c'è poco da dire sull'Expedition. Non ho ancora fatto una recensione di questo orologio, è vero, è una mia mancanza questa. No, tra l'altro sappiamo che sulla linea Khaki è difficile vedere dei quadranti chiari, comunque sia sono molto rari, in questo caso mi piace molto. Forse prediligo il bianco rispetto al nero. E poi anche come design è abbastanza originale rispetto ai soliti Khaki, il Marf, quello che vuoi te. E questo qua è particolare. Bianco così, con i numeri arabi e le sfere a contrasto con il Super Luminova Old Radium, sicuramente, sì. Si legge anche bene, guarda qua. Promosso, questo orologio qua è promosso. Sì, l'unico forse, se vogliamo essere fiscali e trovare un difetto, le lancette hanno una buona visibilità perché hanno tanto materiale all'interno. Per quanto riguarda la numerazione, la numerazione non è luminescente, c'è solo un piccolo indice alla fine del numero che però ha pochissimo materiale, sicché la visibilità è veramente ridotta. Però sono convinto che questi piccoli indici sono sufficienti al buio, ora non siamo sempre così cattivi. No, non è una questione di cattiveria, è proprio sì, per essere fiscali, l'ho detto. Bravo. Valerio, a quando il prossimo Watch Meeting? Un saluto a tutti. No, bisogna ancora deciderlo. Dobbiamo decidere, noi si prevedeva in maggio. Maggio è un mese migliore. Maggio perché comincia il calduccio, non c'è ancora l'afflusso estivo sulla città di Viareggio, sicché ecco, riuscite bene a spostarvi, a trovare parcheggio senza dover ammattire più di tanto. Bisogna mettere giù una data, dopo mettiamo giù una data e vi facciamo sapere. Ok. Paolo da Palermo, acquistate orologi? Allora, acquistate orologi, bella domanda, presumo che se ci acquistate orologi, acquistiamo orologi da privati, valutiamo delle... Sì. Scusami, rido perché... Acquistiamo orologi sì tutti i giorni, ma dalla casa madre, allora, facciamo delle permute, valutiamo delle permute, tra l'altro... Potrebbe essere la domanda per introdurre dopo una novità, però ecco, dopo vi spiegheremo magari qualche dettaglio in più. Spieghiamolo subito, no? Spieghiamolo subito. Allora sì, qui ho un vassoio dove ho preparato ovviamente degli orologi che ho ritirato
a dei clienti. Quindi questi sono di secondo polso? Sono dei secondi polsi, sono tutti orologi ovviamente ritirati in permuta. Che cosa vuol dire in permuta? Cioè il cliente, uno di voi ovviamente, che voleva acquistare un nuovo orologio, voleva dare in cambio il suo vecchio, allora abbiamo fatto questa valutazione, abbiamo concluso ovviamente questa transazione. Allora, fai fare una carrellata sugli orologi che hai a disposizione sul secondo polso. Cioè, uno, questo qua è il secondo polso, sì. Sì, quello lì è un secondo polso, bellissimo, quasi pari nuovo. È uno scafograf. Uno scafograf dell'Everard. Scafo dell'Everard, scatola e garanzia, braccia lato, addirittura con, nella confezione, il suo cinturino ancora in tonso, in gomma. Bello. Bello, sì. Poi c'è anche l'Oris Pro Pilot qua. Sì, Pro Pilot X, questa ce la ricordiamo, era un'edizione ovviamente che ormai è già uscita qualche anno fa, la trovate ancora in catalogo, è la versione scheletrata, carica manuale, calibro 115 con 10 giorni di riserva di carica. Tutto in titanio. Tutto in titanio, orologio che ad oggi ha un listino di 8.000 euro, un orologio che se vi piace ovviamente... come prodotto lo prendete veramente a un prezzo eccezionale. Ora non parliamo qui per quanto riguarda i prezzi nello specifico, poi ci chiamate come al solito. Poi c'è il pezzone. No, questo è veramente un bello orologio, si tratta di un Blancpain, uno scafograf nello specifico, calendario completo, fasi luna. Mamma mia. Orologio ovviamente che è stato venduto da mesi, che scatola e garanzia, tutto corredato, pochissimi mesi di vita, portato veramente poco. E addirittura all'interno della confezione avete anche il suo cinturino intercambiabile in tela vela, in tonso, che è un orologio veramente veramente bello. E poi c'è lo Zenith qua, lo Zenith Land Rover. Questo è un Land Rover, orologio molto particolare perché vedete la finitura della cassa, ha questa colorazione grigio verde, due cinturini in dotazione, uno quello che vedete che è una tela gommata e più un altro cinturino totalmente in gomma all'interno della confezione. Poi c'è anche un Curve Sobrinos, sì, storia d'oro Asturias. Orologio un pochino più accessibile, Curve Sobrinos blu. Asturias blu, cassa tenuta veramente bene, purtroppo i cinturini dei Curve Sobrinos, degli Asturias in particolare, sono molto molto delicati, volendo ovviamente possiamo anche cambiarlo. Perché è rovinato? Cinturino. No, ma prende ovviamente quella curvatura del polso, quei segnetti, magari perché è stato aperto e chiuso quelle 5-6 volte e allora si segna. Ma la maggior parte di questi orologi che sono brand che hai in concessione anche te, magari li hai venduti anche te sti qua prima. Sì, allora, quelli che ho in concessione io sono quasi tutti orologi che escono dal mio negozio. Poi ritirati perché ovviamente si parla di clienti affezionati, sicché gli do la possibilità anche dell'opzione permuta. Però ti avvali anche, cioè prendi anche orologi che non fanno parte, sì, della tua... Sì, prendo orologi, devono essere orologi che non fanno parte ovviamente della mia schiera, ma anche quando parlo dei miei voglio i soliti criteri per poter effettuare la permuta, devono essere tutti corredati di scatola e garanzia, anche se scaduta ovviamente, e non prendo prodotti che non hanno più le certificazioni originali. Ogni singola permuta va valutata perché essendo una permuta devo valutare sia quello che volete rendere sia quello che volete acquistare in cambio, perché ovviamente è una valutazione, deve essere un incontro che c'è tra me e voi. Non prendiamo prodotti economici, cioè sotto una determinata cifra, perché reputo che per potervi dare tutte le garanzie del caso, cioè che l'orologio sia funzionante, sicché deve essere andato all'orologiaio, deve essere stato fatto tutto il check, nel caso fosse un orologio datato deve essere fatta una revisione e tutto, non ci sono margini di lavoro per potervi dare determinate garanzie. Faccio un esempio, volete rendere un Hamilton da 600 euro, ovviamente non ci sono i presupposti, perché minimo dobbiamo rimetterci un cinturino, magari dobbiamo levare anche qualche sgraffetto, dobbiamo fare un minimo di manutenzione, e allora se un orologio vale 600 euro e bisogna spendere 300 euro di interventi, vedete bene, o vi do una fregatura a voi o prendo una fregatura io, cosa che in nessun caso voglio fare. Vabbè, questo qua è il Dejust da 36 mm con
bracciale Jubilee e ghiera liscia. Sì. Avete visto anche sul mio posto da 36, da 19, ci sta bene anche il 36. Sì, un orologio anche questo qui, pari a nuovo, non ho ancora rimesso le due magliette che erano state tolte, il cliente che l'ha acquistato l'ha indossato una volta, poi l'ha chiuso nella sua scatoletta e messo in cassaforte, sicché orologio... Guarda, se ci trovi, ti sfido a trovarci un graffietto sopra. Tra l'altro il precedente proprietario lo conosco, è un appassionato, è un cliente storico, per quello anche che l'ha ritirato. Sì, un amico, un cliente, sì, che ecco, sappiamo da dove viene l'orologio, sappiamo chi è che l'aveva comprato, sappiamo tutta la storia dell'orologio. Mattia Di Palma. Salve, data la carenza di informazioni del sito Eberald, volevo chiedere a quanti Gauss resiste lo scintigraph. Grazie per la disponibilità, Love. Allora, io sì, l'ho letto da qualche parte, prendilo con le pinze, perché poi 900 Gauss, perché lo scintigraph c'ha la gabbia di Faraday, c'è il doppio fondello praticamente che serve a proteggere il movimento e replica il sistema antimagnetico che utilizzavano gli orologi di scintigraph vintage, un po' come Rolex fa con 1000 Gauss. Il Rolex dice 1000 Gauss, questo qua è 900 Gauss, che sono insomma più che sufficienti per renderlo antimagnetico secondo gli standard odierni. Luca, ciao, è possibile vedere il Seiko Sumo verde al polso per vedere come sta? Grazie, un saluto a Davide, Pasquale e soprattutto Piero Rock. No, c'avevo questo qua, vero? No, allora, il verde in questo momento non l'ho disponibile, ho un Pepsi, ovviamente la struttura della cassa è identica, cambia solo l'effetto cromatico esterno. Quindi te lo facciamo vedere al polso, che... immaginalo verde. Allora, ho diversi Sumo a disposizione, diverse colorazioni, in questo momento non ho il verde. È un orologio che riassortisco più lentamente rispetto agli altri, perché è l'orologio più grande di Seiko in questo momento, come Prospex. Ovviamente c'è la tendenza ovviamente a spiccolire un pochino le dimensioni, sicché il Sumo in questo momento fa un pochino più fatica. Devi avere un polso adatto per portare un Sumo. Hai visto? Sì, è un bello orologio. Se hai un polso da 18-19 non fai fatica. Spiccolire ci piace molto. Spiccolire. Sì, rimpicciolire, spiccolire. Mattia, esiste un modo fai da te per lucidare cassa e bracciale e rimuovere le airlines? Esiste, nel senso che se la superficie è lucida e se l'airlines è veramente sottile, c'è un panno che si chiama Cape Code, che lo vendono anche sui marketplace più importanti. È praticamente un panno leggermente abrasivo e umido di un olio particolare, fai un pochino così, strofini un pochino e va via. Cosa ben differente invece è i graffi più profondi o sulle satinature, lì vanno fatti fare a professionisti e una volta ogni morte di papa, non è che tutte le settimane stai lucidando un orologio. Il Cape Code è sufficiente quando capitano le airlines sulla clasp, ad esempio, come in questo caso, è normale, no? che ci sia qualche graffietto su una clasp lucida così. Con il Cape Code qua la leveresti, ma qua per esempio c'è la clessidra lata in rilievo, devi stare attento a non toccare la clessidra lata, quindi non è così semplice, però si può fare. Simone, ciao grandissimi, è possibile vedere al polso un Vulcan Chrono Monopusher e un Legend Diver da 39 a confronto? Grazie, un saluto a tutti. Oh, e come mai vuoi confrontare due orologi così differenti? L'unica cosa che hanno in comune è che perché c'hanno due cose attaccate di qua. Magari gli piacciono tutte e due ed è indeciso. Sì, eccolo qua. Questo al polso è il Vulcan Chrono Mono Pusher con i sottocontatori a contrasto 39, sto qua. Sì, tra l'altro anche questa è una tiratura 100 pezzi. Non ovviamente tanto limitata come la Salmone che era a 50, però anche questa è una limite. Adesso, allora, se vuoi, visto che quello lì è un pelle, lo possiamo fare un paragone con un altro cinturino in pelle, così magari rende meglio. Ed eccolo qua, invece questo qua è il Legend Diver col cinturino in pelle chiaro. Ci sta bene questo cinturino qua. Io là c'è il mio Longines leggendario con il braccialone, sì. Guarda, giusto per far contento, vai, l'amico.
Qua poi boh, sono due orologi completamente differenti a livello di... Di tutto, di contenuti, di estetica, di concetto, di marca. Economico. Economico siamo lì. Giorgio Toscani, una opinione sul Breitling Avenger cronografo ultima edizione. Allora, ti devo dire la verità, mi sembra abbastanza bello. Non ti posso dire di più perché non ne abbiamo ancora visto uno. Abbiamo visto solo le versioni solo tempo. Oh, questo qua ragazzi, ora lo devo dire. Ieri, proprio ieri, sul mio gruppo Telegram uno ha postato questo orologio qua e io sinceramente pensavo, ma è uscito ora? Perché non ci ho mai fatto caso che esiste questa. Ma è il quadrante verde, è uscito ora. Non il modello. Allora, è un restyling del modello Avenger, è stato tutto rivisto, è stato reso un pochino più sottile, un pochino più snello l'orologio. Il vecchio Avenger era un pochino più massiccio, se vogliamo definirlo così. A me piace più questa versione. Sul polso, secondo me, rende molto meglio. Anche il cavaliere è stato un pochino, soprattutto la ghiera in generale, è stata un pochino assottigliata. E ovviamente con questo restyling è stato inserito il colore verde, cosa che non esisteva nella versione precedente. È veramente bello, io lo provo anche al polso perché è uno di quegli orologi massicci e mi sembra che per essere un Breitling non costa nemmeno tantissimo, ora detta così, 4,7 mi sembra così. Sì, allora è una versione ovviamente con il sellito. Certo, non ci spaventiamo mica di fronte a queste cose. Sì, è una versione con la meccanica sellita, sicché è un pochino più accessibile. Ricordiamo che per quanto riguarda le versioni solo tempo di Breitling esistono due tipi di meccaniche che loro incassano. Una ovviamente è un calibro semplice, un sellita poi rimodificato da loro, e l'altro invece è un Kenissi rimodificato da loro, che però viene considerata una vera e propria manifattura, sicché questo esce con 2 anni di garanzia, il Kenissi esce con 5 anni di garanzia. Bello sto fatto. E poi, piccolo dettaglio, tutti gli orologi Breitling, lo ricordiamo, escono con la certificazione COSC. Giuseppe, mi piacerebbe vedere al polso un glassuto original sia Q Crono, e il mio sogno erotico. Un saluto a tutti, Davide sei mitico. Ma chi è Davide, il suo sogno erotico o orologio? Tutte e due le cose. Tutte e due le cose. Allora, sul polso, sulle note del polso di Davide e il CQ, ecco, vogliamo pensare cosa farai a casa. Eh già. Allora, io ho recensito di questo, della glassuta e vari orologi. Il del CQ ho recensito quello da 40,5 mm, quello con la data normale, non di gran data. Sì, 39. 39. Questo è veramente un bello orologio, ricordiamo che il gran data è la prima complicazione in orologeria, non è il cronografo, ma è la gran data, il cronografo è solo una complicazione. Sicché ecco, orologio bellissimo, poi ovviamente la glassuit original, come dice Davide, è una manifattura di eccellenza. Tanta roba? Sì, questo è veramente un orologio sportivo molto bello. No, dai, è sportivo, è ben presente al polso, insomma, la qualità poi costruttiva. È un bel prodotto. Tra l'altro è difficile farvela vedere il sistema con cui si sperniano le maglie. È un sistema che usa anche il Blanc Pen, anche il 50 Phaeton che abbiamo fatto vedere prima tra i secondi polsi, usa lo stesso sistema, hanno praticamente, questo ha una vite che basta spostarla di posizione e libera il pernio della maglia. Veramente un sistema incredibile, ben realizzato, è un sistema veramente di alta orologeria. E te quando parli di glassute ci avevi spiegato anche quando eri andato lì alla fabbrica. Sì, la fabbrica è fantastica, tra l'altro voglio organizzare un viaggio con alcuni di voi che sono interessati al brand, perché hanno realizzato un cilindro di vetro dove all'interno lavorano tutti gli orologiai, è stato studiato per poter far girare intorno le persone e far vedere come lavorano gli orologiai. Bellissimo. Che figata, sì. Bella cosa. Gabriele, ciao ragazzi, sono un appassionato di 20 anni
Nella mia collezione manca un diver di presenza al polso. Che mi consigliate sotto i 1500 euro? Grazie Davide, sei un mito. Allora, questo l'ho scelto io per fare una cosa particolare, fuori dal coro, fuori dal comune, perché sennò sono sempre i soliti orologi che si mostrano, che si presentano. Un orologio di presenza al polso, come minchia si sgancia sto qua? Cioè le vette così. Ah, questo va così. Le levette cos'è? È la prolunga. Eccolo qua. L'Edox Neptunian da 44 mm. Questo qua siamo sotto... eccolo qua, il cartellino è qua. Sì, siamo sotto i 1500 appena appena. Appena appena. Allora, tu hai chiesto un orologio di presenza, ovviamente Davide... Fondello chiuso. Oh. Ha scelto un orologio con 1000 metri di profondità. Valvola per espulsione dell'elio, ovviamente ben realizzato, ha una cifra molto molto accessibile e il bracciale, tra l'altro, ora Davide è riuscito a capire come si apre, ve lo farà vedere anche a voi, ha la doppia chiusura. C'è la doppia chiusura così, poi c'è il pulsantino e poi c'è la prolunga retrattile, eccola lì, fantastica. Con le vette è impossibile. Sì. Ovviamente la prolunga retratte vi permette poi dopo di usarla nel caso su una muta o su una giacca, ma soprattutto la potete usare anche come microregolazione. Ecco, eccolo qua, una valida alternativa ai soliti nuovi noti, no? A chi piacciono gli orologi di presenza, te l'hai chiesto un orologio sportivo di presenza a polso e questo qua lo è. Se no la longina fa ancora l'idroconquista 44. Sì, ovviamente è sulla versione vecchia, ovviamente che è quella ancora con la ghiera in alluminio smaltato, ancora qualcosa è possibile avere, tra l'altro un prezzo anche molto interessante. Sì, però non è sotto i 1500, no, però sotto i 1500 euro, se volete un orologio professionale con queste caratteristiche, i più papabili sono l'Edox, il Mido, il 600 metri, che anche quello veramente ha tante caratteristiche tecniche, costa qualche spicciolino in più, ma poi dopo le ritocchiamo noi i prezzi, e il C-Star 2000, la versione 2000 è quella da 46 mm, però una cassa molto tonda, sicché veste molto bene, anche quello lì è un 600 metri con la valvola per espulsione dell'elio. Vito da Monaco di Baviera. Avete avuto problemi con il calibro Zenith e il Primero 3006? Ho letto in rete che potrebbe soffrire di impuntamenti dovuti all'architettura spinta. Grazie mille e tanti saluti dalla Germania del Sud. Qua bisogna sapere solamente se ti sono tornati indietro. No, nessun ritorno su quel tipo 3600 di orologio. 3600 è quello che ha i secondi veloci. Sì, nessun ritorno su quel tipo di orologio. Ti devo dire la verità, non ho letto neanche... problematiche varie di questo tipo. Ora bisogna capire se siamo stati fortunati o se è successo una volta e poi questa una volta si è sparsa un pochino, si è espansa a macchia d'olio. A volte nel tantam ovviamente dei forum una notizia viene ripetuta più volte e assume delle dimensioni poco reali. Questo non lo sappiamo, però qua non è pervenuto. Weiner Fontana. Buongiorno, è possibile vedere il Seiko Alpinist GMT nella versione blu? Grazie. No, non è possibile. No, mi è rimasto il nero. C'avevo il nero. Volendo, vi chiedo un po' di immaginazione, comunque sia potete guardarli sui siti ufficiali. Però ecco, se volete vedere dimensioni sul polso, caratteristiche, il nero vi rende già l'idea. Corona a vite del nostro amico Seiko GMT, Seiko Alpinist GMT, come vedete. Eccolo qua. Anche qui l'unica cosa che magari si potrebbe migliorare è la possibilità di inserire un bracciale. Non è possibile mettere quello della versione ovviamente precedente senza il GMT, per una questione poi di leggera di spessori. Io spero che con la presentazione che avverrà a fine marzo della nuova collezione, sia che poi dopo durerà per tutto l'anno, insomma tutte le presentazioni di tutto l'anno, ci sia un'espansione, sì, un'espansione di collezione che permetta anche di avere un bracciale. Comunque è bello l'orologio, buona
buona leggibilità, soprattutto sul quadrante nero. Quello blu non ce l'ho presente se è così opaco o se è Soleil. Boh, non me lo ricordo, però va bene, bello che nero. No, è un po' più Soleil, sì, Soleil. Gian Battista, ciao a tutti, potreste far vedere come sta al polso il Federico Constant High Life 39 mm? Il PRX da 40 risulta troppo grande sul mio polso, grazie mille. Vediamo anche un po' di plastichette, così lo vedete meglio, eccolo qui. Oh, io l'ho anche recensito, sto qua. 39 mm, secondo me 39 mm è la misura perfetta per gli orologi a bracciale integrato. Io c'avevo l'Icon da 39 e ho aspettato che uscisse proprio dopo il 41 perché il 39, eccolo qua. Come vuoi che sta? È perfetto. So che queste immagini qua stanno facendo salire la scimmia a molti perché si piazza sul polso in maniera veramente sì, ideale. A me piaceva già anche la versione più grande, perché comunque sia bracciale integrato, cassa ovviamente, usando una parola brutta, mozza, perché ovviamente non ha le anse di prolungamento che vanno a prendere il bracciale. Secondo me già la versione grande stava già molto bene su molti polsi. Questo ovviamente è un completamento di linea e accontenterà molte più persone. Sto qua sì, è un bel orologio. Frederic Constant secondo me è una delle marche che può riservare ancora, che può dare ancora molte soddisfazioni. Secondo me al momento è un po' sottovalutata, non mi riesce a capire i motivi. Ultimamente tra l'altro abbiamo fatto anche recensioni, abbiamo fatto vedere prodotti molto molto costosi Frederic Constant che dimostrano la capacità costruttiva del marchio. Io le condivido poco perché avere prodotti che partono dai 900 euro e vanno fino ai 50.000 confondono un pochino i clienti, però per il resto ovviamente prendiamoli come capacità del marchio di poter fare anche cose molto importanti. Alessandro, ciao ragazzi, fonti autorevoli del settore indicano Breitling come la casa che attualmente produce i bracciali di maggior qualità, confermate? Altri brand nella stessa fascia di prezzo che offrono la stessa qualità? Grazie. Era una domanda. Stavo per dire, ho letto benissimo, invece no. Allora, questo qua è il bracciale di Breitling, l'abbiamo visto anche prima. Sì, Breitling fa bracciali di grande qualità. Ora io non sono veramente in grado di riuscire a decifrare quel decimo di differenza che ci può essere di qualità tra un bracciale e l'altro. No, sì, ve lo garantisco, soprattutto la qualità di un bracciale si vede nel momento in cui andiamo a togliere le maglie, a sperniare com'è costruito. Sono tutti bracciali costruiti in più parti, poi tenuti insieme da perni a vite. Questo permette di sostituire anche le singole parti del bracciale, sono di ottima qualità ma soprattutto molto solidi. Forse questo qui che sta facendo vedere Davide è quello un pochino più rustico, però se vogliamo possiamo prendere le loro maglie Milano, maglia Milano bellissima, ben strutturata, con le maglie ovviamente, con i perni a vite, anche questa molto ben fatta. Possiamo prendere tutti i bracciali dei Chronomaster che sono i Rollo, sono dei bracciali, devo dire la verità, unici nel suo genere. Anche questi qui sono, è un bracciale che è formato da uno scheletro e poi dalle maglie di rivestimento. Hanno un sistema per sperniarli molto particolare. Secondo me c'è tanta ingegneria nella costruzione di questi bracciali, a differenza di tanti altri prodotti più dozzinali, più veloci. Ecco. Ora un amico qua ci chiedeva anche quali possono essere altre marche. Abbiamo visto prima Glassute Originar, che però lì è un'altra fascia di prezzo. Questa qui è un'altra fascia di prezzo. Io su quella fascia di prezzo lì mi permetto di dire che mi sono sempre rimasti impressi i bracciali di Zin. Con quelle belle rugole che vanno levate, lì è nel mio. Poi altri, anche gli Eberhard fanno bracciali fatti bene, su via, dai. Sì, l'unica forse per ospitare una brugola, che come hai visto ha una testa piuttosto consistente, ci vuole un bracciale molto solido, molto spesso. Forse ecco l'unico limite potrebbe essere quello, però è un po' anche nelle specifiche di Zin essere molto teutonico, molto anche massiccio. Anche tu ti mangi fa bene. Sì, sì.
Yuri, ciao Davide, ormai è un appuntamento fisso anche per i miei bambini, Diego di 6 anni e Ludovica di 12. Ciao Diego, ciao Ludovica. Ciao Diego, ciao Ludovica. Sai che salto che farebbero se li salutassi mentre ti guardiamo? Stanno saltando per ora. Un abbraccio a te e un saluto al mitico Piero e al buon Giacomo. Ciao Diego, ciao Ludovica. Sei svegliato. Sei buona. Gianni, è possibile vedere al polso un Norquane Independence da 40 mm? Siete mitici. Qua ce ne sono due di Independence. Sì, sono due perché... Una è una versione Davide, una è una versione non Davide. Questa qua è la versione Davide, l'ho fatto anche la recensione, chiaro. Questo è quello che mi piace veramente tanto a me, ragazzi. 40 mm di orologio sportivo e semplice, come semplice per modo di dire. Però, mamma mia, sto è bello. È tedesca non quello, vero? Tedeschi sono. Svizzera. E invece quello non Davide qual è? Quello non Davide, che è un best seller a livello di vendite, è lo scheletrato. Lo stesso orologio, però ovviamente con una meccanica scheletrata, e però i Davidini a casa ovviamente prediligeranno per quello col quadrante. I piccoli Davide. Però... i numeri parlano chiaro, il più venduto in casa Norquane è lo scheletrato. Questo qua va per la maggiore. Eh? Ma sì, non in Italia, sì. Probabilmente all'estero. Vabbè, si parla ovviamente di numeri globali dei vari mercati. Ma è un 40 mm anche questo? Sì. Sandro, ciao grandissimi. Cosa ne pensate del Breitling Navi Timer 38 mm? Mi sembra un orologio molto sottovalutato. Un abbraccio. Non esiste più. Quello che noi chiamiamo sul nostro sito sold out. Quando vedete la parola sold out vuol dire che l'orologio è fuori catalogo e non è più riordinabile. I Navi Timer, se le volete, ovviamente nella versione solo tempo o da automatici o da 36 o da 41. Il passaggio successivo sono i cronografi. Carlo Andrea, qual è il cronometrico più sottile che avete in vendita in negozio e il più economico? Sono due distinti. Il cronometro più sottile, secondo me, è il Vulcane. Sì, il Vulcane è la versione non monopusher, ma l'altro. La manuale. Che non l'abbiamo preso, tra l'altro, se no l'avrei preso. Però calcolate che, sì, meccanico, ma carica manuale. Ovviamente andando a togliere la massa oscillante si riesce a ridurre leggermente lo spessore dell'orologio. Guarda che il T-Soft che è uscito in questi giorni, che probabilmente vedremo in settimana se andiamo su, sì. Carica manuale 13.7, dovrebbe essere abbastanza sottile relativamente. Sì, sì. E anche, in quel caso lì forse anche quello più economico, perché il listino fa 1.900. 1.900, sì, perché col Vulcan siamo ai 2.500. Il più economico che c'hai in negozio di cronografo meccanico, sì, sono i 1.900, non scendiamo sotto una con volta nessun altro. C'erano gli Eberhard a 1.200 quando l'avevi. Facciamo perdere che quella è una promozione, ovviamente. Chi l'ha presi, ragazzi, leccatevi pure le dita, perché non troverete mai più niente con quelle caratteristiche sul mercato. Sicché vi ho fatto l'ennesimo regalo. Carlo Rudella, si può fare una comparazione tra la Longines Legend Diver da 39 mm blu e l'Eberhard Scafograph 300 MCMX, scusate, non lo so leggere, possibilmente entrambi braccialati? Grazie Carlo per la domanda, grazie a Davide e a Giacomo, ma soprattutto grazie a Piero per l'impareggiabile dizione. Che cavolo, siccome io avevo Legend Diver ovviamente in pelle e... ho preso uno Scafograph in pelle, però se vuoi far vedere i braccialati hai il tuo. Il mio è bracciolato. Il tuo è un bracciolato e volendo ho quel secondo polso laggiù, sì che copriamo la richiesta lautamente. Eccoli qua, simpaticamente messi uno di fianco all'altro. Ora, sì. Perché bisogna confrontare questi due orologi? Che vabbè, no, sono due diver entrambi, no? Sì, però uno è un dive vintage e lo Scafograph ha solo il bracciale, secondo me, di vintage. La cassa è una cassa attualizzata. Sì, sono più di 200-300 metri. Uno c'è la ghiera esterna, l'altro la ghiera interna. Una la valvola. La valvola per l'elio, sì. Quindi questo qua lo potete usare anche per le immersioni in campana, perché c'è tutti i giorni, no?
Invece questa qua c'è la sua ghiera interna girevole, che per le immersioni che facciamo tutti i giorni, se anche quella è indispensabile. Insomma, oh, ognuno poi sceglie un po' quello che gli pare. Te cosa quale immersioni fai? Tu io faccio le immersioni nella vasca. Nella vasca da bagno, con la papera, eh? Lui l'elio lo succhia. Io mi piglio tutti i diver, mi metto nudo, me li metto sul corpo e mi immergo con tutti i diver. Se ne e le paperelle. Ma quanti ne hai i diver? Due? Sì. Vabbè, oh, ragazzi, che confronto volete che faccio? Sì, sono due orologi con contenuti, penso, molto diversi. Anche, lo vedete, struttura cassa, struttura bracciale, struttura quadrante. L'unica cosa da dire è che sono entrambi iconici per il marchio che sono. Cioè, lo scafo Graf per Eberhard e il Jet Diver per Longines sono iconici. Sì, sì. Quindi, qualunque scegli... Poi, vabbè, quella lì è la versione Legend Diver da 39, certificazione COSC. Sì. E invece laggiù abbiamo la valvola per espulsione dell'aria, insomma si compensano un pochino le caratteristiche. Davide B, un saluto da Ivrea. Si possono vedere i modelli Seiko Night Vision? Un abbraccio a tutti voi. Non ci tirare le arance, eh? Night Ivrea, carnevale di Ivrea. Allora, sono Night quelli Mission. Che... Sì, Night Mission sono... Night Vision. Vision, scusate. Ha sbagliato il Giacomo. Sì, eh? Sono tutti in tiratura. Ormai ad oggi è stata fatta una versione Night Vision per tutte le, modellerie di... Ok. Praticamente Night Vision vuol dire che sono neri, tutti neri, PVD con gli accenti in... In verde. In verde, chiamalo verde. Ecco, questi qua sono quegli orologi che mi piacciono a me. A te quelli lì no? No, ah. Però non si sa mai, perché ciò che non piace oggi può piacere domani. La colorazione ovviamente dell'indice, che verde, è un pochino più sgargiante. La visibilità notturna alla fine equivale a un qualsiasi Seiko. Sì. Penso che i Seiko siano gli orologi più visibili proprio per la quantità di materiale Luminova che hanno all'interno. No, non è Luminova, si chiama Lumibright. Lumibright. Che hanno all'interno, sicché sono tra i più visibili. Sì, non è solo la quantità, anche la qualità, è proprio di qualità il pigmento luminescente. Pigmento. Niente, eccoli qua, te li abbiamo fatti vedere. A te ti piacciono? Bene. A me non mi piacciono? Bene. Ognuno scelga quello che vuole. Qua abbiamo finito, vero Piero? Sì. Meno male, perché sta salita qua delle letture stava diventando come una... arrampicata. Spina nel fianco. Va bene, dai, io direi, ragazzi, che ci possiamo anche salutare qua. Direi che ho detto tutto. Allora, ragazzi, eccoci qua. È voluto venire anche lui. Per i saluti finali, io vi ringrazio per essere giunti fino qua, aver guardato tutto il video che ci è arrivato. E non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi, che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Wow.